24 vinta, 26 persa, avete visto, quinta a est, però una squadra decisamente in divenire, forse eternamente in divenire, almeno da qualche tempo a questa parte. Questa è una delle poche certezze per il futuro, si chiama Jeff Teague. Il post basso, quindi c'è molto spazio per le penetrazioni, a rimbalzo d'attacco ci va un poco, ma in questo caso Bradley è andato bene e Garnett tira, soprattutto all'inizio della partita, è molto aggressivo. E ancora in ritmo avversario, terreno di gioco senza raccogliere questa volta il pallone, rientrano bene i Celtics, arriva a rimorchio Horford, finta e backdoor, giocato benissimo da Teague che arriva al ferro prima di quanto possa proteggerlo. Tutto inutile, gran movimento di Jeff Green, enorme fiducia in questo momento per l'ex giocatore degli Oklahoma City Thunder, tiro in ritmo di Horford, avversario, partita. Piuttosto giocatori che facevano la differenza, e invece l'altro è stato Rivers, giocatore per tanti anni di Atlanta, di cui detiene anche il record ancora di numero di assist. Bel tiro in ritmo, qui i Celtics si travestono un po' da squadra che gioca lo spread offense, quello sempre più popolare nell'NBA di oggi. Altra palla alzata per Horford, alto di lui, allora la palla entra in lunetta, a quel punto c'è la possibilità di giocare di sfondo. Primo libero per Valletta, tendenzialmente ce la portiamo a casa. Dentro anche il secondo. Un allenatore speciale anche in questa lega. Horford, ecco, totalmente la difesa. Interessante da dove venga quella decisione, quel consiglio di Harmon Hill raccolto da parte di Doc Rivers, viene da una, tutte e due un po' playmaker, tutte e due un po' guardia, non si intendono Harris e Horford, che alla fine riceve la palla al gomito, attacca da fermo Garnett che gli concede il tiro lo prende Horford, fa ancora lentamente l'attacco degli Hawks, parte il solito tiro di Smith, non si può dire quando va dentro è bello e quando va fuori è brutto. Star di questa lega, però quel qualcosina lì non lo aggiunge mai e rimane sempre buone cifre, ma sempre medio buono. Il tiro a bersaglio per... Comunque sarà uno dei più appetibili alla fine di questa stagione, perché i due più appetibili, Howard e Chris Paul, con ogni probabilità rimarranno dove sono. E quindi gara 5, ultimo minuto. Ultimo minuto, esatto, sì. Bradley per Paul Pierce, c'è contatto, non fa. Domenica c'è Boston, ok, sì, sarà interessante. Terry dentro per Garnett, stoppato regolarmente da Al Horford. Azionamento, la difesa in certe situazioni. Qui è una bellissima palla di Jason Terry, è buono il recupero di Horford. Horford è veramente un giocatore interessante, mette solo le mani sulla palla e non rischia all'NBA. Uno 17 anni, l'altro 18 anni, e questi giovinastri non più tali dimostrano ai giovinastri veri come ci si comporta e come dopo una ventina d'anni di NBA a questo... Potrai avere, perché è vero, insomma, può sembrare un discorso anche retorico. Il pallacanestro è uno sport di contatti, no? Esattamente, due di fila, Rubio e Flynn, potevano andare meglio con il secondo e col primo potevano essere più fortunati a livello di infortuni. 25 di vantaggio per Boston, ultimi due minuti di gara, ricezione al gomito per Horford, dentro per Smith, vola via Green, gli Hawks mettono la peggio, arresto tiro concesso dall'accoppiamento difficile e poi... la grande finta di Smith, la difesa, il numero 0 dà la possibilità a Bradley di pressare, ricezione per Smith, pick and roll con Horford che attacca il ferro, grandissima palla di Josh Smith, quarto periodo. Ma soprattutto come letture, come capacità di fare le scelte giuste, cosa che davvero non sempre gli riesce, questa è passata molto bene soprattutto, e la scelta giusta, e ripeto, difensivamente a Pierce sta creando dei problemi, però qua i tempi sono perfetti. E la palleggio per Jeff Teague, pick and roll che può giocare con Smith che si allarga, attacca, riapre per Horford, palla geniale di Josh Smith, arbitri lasciano andare, finisce qui, game 7 match, continua la serie vincente.